Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare il video ragazzi vado a tagliare un pezzo di questo filamento e lo vado ad immergere nel bicchiere d'acqua tiepida. Ok, adesso possiamo iniziare il video. Allora ragazzi, oggi parliamo di supporti per stampa 3D, o meglio di filamenti per supporti di stampa 3D. Allora, come sapete, uno dei difetti o delle cose più fastidiose delle stampanti 3D sono sicuramente i supporti. Cosa sono i supporti? Queste parti che vengono stampate dalla stampante per sostenere parti sospese di un nostro progetto. Quindi queste parti sospese, perché ovviamente la stampante non può stampare nell'aria, deve stampare su una superficie, quindi queste parti a sbalzo che tanti progetti hanno, per essere create, devono comunque essere sostenute da dei supporti. Quindi lei, quando va a stampare una parte a sbalzo, crea dei supporti o delle colonnine, tanto per capirci, che vanno a sostenere appunto la parte sospesa. Dopodiché ovviamente a fine stampa possiamo rimuovere queste parti. Poi ovviamente ci sono tantissimi progetti di cui non c'è la necessità di fare dei supporti perché non hanno superficie a sbalzo, e poi ci sono invece progetti dove si ha per forza la necessità di creare questi supporti, ma non è poi un problema rimuoverli, perché comunque la superficie in cui loro appoggiano è una superficie ampia, non è una superficie delicata, quindi con le pinze andiamo, togliamo tutti i supporti e il progetto è subito pronto. Ma poi invece ci sono altri tipi di progetti, come potrebbero essere come esempio le action figure, come vedete qua, dove la creazione di supporti fa sì creare il progetto, ma poi quando andiamo a rimuovere questi supporti ci lasciano o troppe sbavature, quindi non avremo un prodotto bello finito, o sicuramente c'è la possibilità di andare a danneggiare la stampa rimuovendo i supporti. Perché? Perché magari certi supporti vanno a crearsi sotto, tipo alle dita di un personaggio, tipo a queste alette qua dietro di Batman, vedete in questo caso, o tipo come questo Darth Vader, dove la spada, vedete, è totalmente sospesa, quindi lei aveva tutti i supporti qua sotto. Quindi potete immaginare, andare a rimuovere dei supporti di plastica da qua sotto, sicuramente avremmo rotto la spada. O addirittura, se pensiamo ad un Gundam come questo, ragazzi, guardate qua, tutte queste parti sono delicatissime, quindi andando a rimuovere i supporti avremo sicuramente rotto qualche parte del progetto. E allora a questo punto entra in gioco il filamento idrosolubile. Cos'è il filamento idrosolubile? Il filamento idrosolubile è un filamento che si scioglie nell'acqua, come quello che ho appena immerso qua nell'acqua tiepida in questo bicchiere. Allora, io per tutti questi progetti ho usato il filamento in PVA, che è appunto questo materiale idrosolubile di Azur Film. Vi lascio il link in descrizione se volete acquistarlo, perché ragazzi, sicuramente è un prodotto incredibile. Vi arriva in una bobina come questa e ragazzi, è qualcosa di eccezionale. Viene stampato a 190-220 gradi, quindi una stampa tipo PLA, per intenderci, i gradi sono quelli. Ovviamente per poter utilizzare questo filamento bisogna avere una stampante a due estrusioni, come può essere questa, una Creator Pro 2 di Flashforge, o anche la prima versione, comunque stampanti a due estrusori, perché ovviamente un estrusore estruderà il PLA che crea l'oggetto, mentre l'altro estrusore estruderà il filamento per i supporti in PVA, anche perché poi nel programma di slicer, come in Flashforge, abbiamo già creazione dei supporti in PVA nelle opzioni, quindi comodissimo e facilissimo da utilizzare e da implementare nei nostri progetti. Allora, come funziona questo filamento? Questo filamento ovviamente viene estruso, come vi ho detto, come un PLA praticamente, e a fine progetto, quando la stampa è finita, non ci resta che togliere il progetto dalla stampante e andare a rimuovere tutto il guscio che si è creato intorno all'oggetto, perché come sapete, per stampare con due filamenti è meglio creare questo guscio che pulisce la testina quando si passa appunto da un estrusore all'altro. Rimuoviamo il guscio, immergiamo l'oggetto in un recipiente di acqua tiepida, aspettiamo una decina di ore, poi dipende dalla quantità di filamento idrosolubile che è stato usato per creare i supporti, e a quel punto andiamo a rimuovere il nostro progetto dal recipiente d'acqua, lo tiriamo fuori e ragazzi, è
uno spettacolo. Il progetto è pronto, è finito, non bisogna fargli assolutamente niente ed è davvero davvero fantastico, perché poi si scioglie benissimo questo PVA di Azure Film. Quindi io ve lo straconsiglio se avete magari provato altri filamenti idrosolubili che non vi sono piaciuti o che vi hanno dato problemi. Ragazzi, con questo non si ha nessunissimo problema né di otturare l'ugello come magari può succedere con altre marche di filamenti PVA, con questo assolutamente no, e soprattutto si scioglie benissimo nell'acqua, è fantastico. Io qua ho un po' di progetti che adesso vi faccio vedere da vicino, appunto per farvi rendere conto di che risultati si possono ottenere utilizzando appunto un filamento idrosolubile. Chi mi segue su Instagram praticamente li ha già visti, anzi vi invito ad iscrivermi al mio profilo Instagram se non l'avete ancora fatto, per vedere appunto tutte le stampe 3D che porto lì, che magari sul canale YouTube non arrivano, o tante altre cose che arrivano sul canale YouTube, tipo voli in FPV, tante cose arrivano su lì che poi magari non arrivano sul canale YouTube. Allora, io partirei da questo Gundam. Cioè, ragazzi, guardate che dettaglio, guardate le dita. Cioè, se per sostenere queste dita avessi usato dei supporti in PLA, quando sarei andato a rimuoverli, sicuramente avrei rotto le dita di questo Gundam. È uguale tutti questi supporti qua dietro, cioè guardate quanto è, diciamo, complessa questa action figure. Quindi la creazione di un prodotto del genere si può fare solo, secondo me, utilizzando dei supporti in PVA per avere un risultato così perfetto. Sembra quasi una stampa in resina, però ragazzi è una stampa in PLA. Stessa cosa ragazzi, questo Gundam, anche lui incredibile. Cioè lo scudo, sostenere lo scudo, la parte interna dello scudo, perché guardate com'è la parte interna dove lui tiene lo scudo con la mano, stessa cosa le parti qua dietro, cioè guardate come sono elaborate, guardate il dettaglio. Cioè io a questi, diciamo, progetti non ho fatto assolutamente niente, non ho né, diciamo, rifinito né fatto niente, sono come li ho tolti dal recipiente d'acqua tiepida. E anche, come vi ho detto, questo Darth Vader, dove ovviamente l'action figure in sé non è complessissima rispetto ai Gundam, però solo la spada e la mano e le dita sicuramente le avrei danneggiate nel rimuovere i supporti, quasi sicuramente. E stessa cosa questo Batman, anche lui guardate come è venuto bene, questi fatti ovviamente in plastica bianca perché così li posso colorare tranquillamente, perché poi con questa definizione di stampa e con questa, diciamo, perfezione di stampa si possono colorare e vengono sicuramente benissimo. E poi l'ultimo mio progetto appunto fatto con i supporti in PVA, che è arrivato anche questo su Instagram, e ci ha messo 37 ore la stampante, cioè lei, la Flashforge Pro 2, a creare questo progetto ci ha messo 37 ore, però guardate il risultato ragazzi. Se avessi stampato questo progetto con i supporti in PLA sarebbe stato un incubo andare a rimuoverli, perché ragazzi guardate quante, diciamo, parti a sbalzo che abbiamo, e soprattutto come sono ravvicinate una all'altra, quindi entrare a rimuovere le parti o la parte qua dentro del cerchio, cioè guardate che roba veramente veramente incredibile. Anzi guardate, perde ancora acqua perché praticamente l'ho finito l'altro giorno e si è riempito un po' d'acqua nel stare immerso. Adesso pian piano la spurga fuori ed è asciutto, però ci vuole un pochino di giorni perché sicuramente si è riempito un po' d'acqua a stare immerso questo progetto. Però ragazzi è fantastico, cioè una cosa incredibile che secondo me sarebbe stato impensabile dal mio punto di vista avere un progetto così dettagliato e così finito senza essere intervenuto dopo nel rifinirlo. Cioè questo è come l'ho tirato fuori dal recipiente, quindi ragazzi capite che usare un prodotto del genere per i supporti davvero cambia la vita. Ovviamente ci vuole una stampante con due estrusori per poterlo fare, e poi ragazzi cambia anche in base ai progetti che dovete fare, perché se dovete stampare progetti dove andare a rimuovere i supporti non si va a danneggiare l'oggetto, perché la superficie su cui appoggiano è molto resistente o meno, ovviamente non c'è nessun problema, anche perché poi ci sono programmi di slicer come Prusa Slicer che secondo me è il numero uno nel creare i supporti, nel senso che li crea giusti dal punto di vista poi nell'andarli a rimuovere, nel senso che è quello che ho trovato migliore senza andare a cambiare chissà quanti parametri, cioè di default è il migliore secondo me nel creare nel punto giusto i supporti e nel crearli facili da rimuovere, nel senso con la giusta consistenza, cioè secondo me è il numero uno Prusa Slicer da quel punto di vista. Però sicuramente anche Prusa Slicer
in prodotti di questo tipo, cioè tipo action figure, sarebbe andato comunque non in crisi lo slicer, ma saremmo andati in crisi noi nel rimuoverli senza fare danni. Questi sono solo esempi, ovviamente, che vi ho portato, però giusto per farvi capire come funziona questo filamento idrosolubile. Adesso io avevo messo a bagno all'inizio del video, vi ricordate, il filamento, ovviamente è passato pochissimo tempo, è troppo poco per potersi sciogliere, ovviamente, perché ci vogliono circa 10 ore. Però giusto per farvi vedere, adesso sto facendo un macello con l'acqua, giusto per farvi vedere come si sta già ammorbidendo. Adesso non so se lo vedete, però lui si sta già, vedete che perde i pezzetti, guardate, vedete? Che lui perde tutta pian piano si scioglie. Ovviamente adesso è stato a bagno pochissimo, però vedete, perde tutta, diciamo, la sua consistenza perché si sta sciogliendo, vedete? Ovviamente è stato a bagno quanto? Mezz'ora? Forse di meno, quindi capite che è un po' poco, però state vedendo anche come è il risultato appunto dopo mezz'ora, potete immaginare dopo 5, 6, 10 ore, 12 ore, quindi tanta tanta roba. Azurfilm dice che ci vogliono 12-24 ore, io ho notato che ci vuole un pochino meno, secondo me già intorno alle 10 ore si è sciolto quasi tutto, però non è un problema, una volta che abbiamo fatto la stampa lasciarla dentro 10 ore, lasciarla dentro 12, penso che cambi davvero davvero poco. Quindi lo rimetto a bagno, nel senso che ho tutte le mani appiccicose perché poi quando si scioglie è una specie di gomma sulle dita lascia e bisogna andare a lavarle. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che sia stato utile per chi ha una stampante con due estrusori e non ha mai provato un filamento in PVA idrosolubile o per chi magari l'ha provato di altre marche e si è trovato male perché magari il filamento non si scioglieva bene o perché magari andava ad otturare l'ugello, cioè tanti possono essere i motivi, mentre con questo prodotto, ragazzi, vi assicuro che si scioglie e allo stesso tempo non va mai ad otturare l'ugello. In tutte queste stampe che vedete qua non ho mai avuto il minimo problema di estrusione, quindi davvero incredibile. E io qua lo estruso con i parametri dati da FlashForge per il PVA che li dà a 220, che poi sarebbe il limite massimo dato per questo PVA di Azurfilm, e devo dire che l'ha estruso benissimo. Ho provato a scendere anche 2,10 e ha continuato a estruderlo benissimo, quindi ho preferito lasciare sempre quello dato di default dal programma di slicer di FlashForge. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, curiosità, prime stampe 3D, voli in FPV, tante cose arrivano lì. Se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale dove metto anche i coupon sconto per i prodotti Azurfilm, PVA, PLA, PETG, quindi qualsiasi prodotto Azurfilm, e soprattutto ragazzi però iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao!